sono dedicate. La prima parola è Marca Leu, la seconda è Arvangia, la terza è Masche. Inizierei la parola Arvangia, che sappiamo che cosa significa, è una rivincita che nasce in ambito sportivo, è una rivincita di una partita di pugno, di boccia, di calcio, di qualsiasi attività sportiva, ma che poi si evolve di significato come metafora anche di una rivincita sociale di un territorio che è stato colpito dalla malora e che cerca di riscattarsi, quindi cerca di ritornare a galla dopo un periodo infausto. E quindi l'Arvangia è anche e soprattutto ormai, per me vuol dire solo quello, quasi, il nome dell'associazione che ha creato Leonardo Bosca, Arvangia, è dedicata a lui la parola, e però qualcuno la chiama anche Armangia, no? Perché questa parola, sì, Arvangia, il significato è sempre lo stesso, come sempre, come succede in tutte le lingue regionali, di zona in zona, cambia leggermente la pronuncia, ma il significato è lo stesso. Quando venne chiamata così ci fu una notevole polemica, perché Donato giustamente diceva non chiamiamo l'Arvangia, così non capisco. Altri dicevano no, non mangiava il prodotto perché sì. Poi fu deciso per l'Arvangia proprio perché c'erano anche diversi terroristi di Torino che erano venuti, quindi ci chiamate l'Arvangia così lo capisco di Monte e in effetti per chi non conosce la parola rimane comunque una parola di fantasia che incuriosisce, non è male andare a fondo e scoprire cosa significa. L'altra parola è Marca Leum si dice quando qualcosa di qualità, quando qualcosa è una garanzia di bontà, anche no? Proprio come Donato e Luisa, mi permetto di inserire, ecco, lui è la moglie di Luisa in questa parola, perché però Marca Leum è legata alle pastiglie Leone, che però hanno una storia anche di curiosa. Nel 1857 è l'anno in cui ad Alba accadono tantissime cose. Una di queste è la creazione dello Sferisterio Merlin, che è il secondo impianto sportivo più antico in Italia, e l'altra è l'apertura di una pasticceria, un laboratorio di pasticceria in via Vernazza, è la pasticceria di Giuseppe Leone nel 1857, che durò pochissimo, ma non perché fallì, anzi perché il suo notevole successo lo portò ad essere il pasticcere di Karlsruhe. Infatti andò a Torino e da lì nacquero poi soltanto a Torino le pastiglie Leone, le famose pastiglie della Güst, no? E quindi quando si andava a casa di qualcuno, ricordo ancora io da piccolino, c'erano le varie bocce di vetro, ma poi quando venivano offerte ai bambini, soprattutto di Pia stessi che sono Marca Leum, no? Per dire, guarda che sono le più buone, fai te, però quelle sono... Quelle sai che si diceva di prendere pastiglie Aureo? Aureo, Leone.